Salve a tutti ragazzi, oggi vi parlo della modifica che ho fatto sulla mia ASCII 125 due tempi e diciamo che l'esigenza è nata da sostituire la leva della frizione che ha questo leverino qua per aprire l'aria e far partire la moto quando è fredda molto più facilmente. E, oltre a sostituire queste con una leva standard per le moto, come questa, e oltre a questo, montando questo tipo di leva, non ho deciso solamente di spostare la levetta e metterla in qualche parte in giro per la moto, ma ho deciso di renderla elettronica. Quindi ho messo una centralina che è Arduino, ho usato un servo di quelli per aeromodelli, quelli radiocomandati, e ho programmato il tutto in maniera tale che mi azionasse la leva. Quando i giri sono bassi, apre la leva del gas in modo che tenga sui giri. E è un grande vantaggio perché chi di voi ha esperienza con i due tempi, io me ne sono accorto molto spesso, la mattina quando è fredda, apri l'aria, la moto va su di giri. E quindi bisogna sempre correggere, appena va su di giri, richiudi un po' l'aria in modo che si ristabiliscano il regime. Poi tende a spegnersi, magari deve aprire un po', devi trovare il giusto compromesso. Poi dopo un paio di minuti che è così, diciamo il motore non ha più problemi, però in quella frangente di tempo in cui si sta riscaldando, è sempre, bisogna stare dietro. Automatizzando questo processo, basta accenderla e fa tutto da solo. Questo grazie alla centralina Arduino che ho installato in questo punto. Del motore trovavo questa scatoletta dove di solito direi che è alloccato il miscelatore e ci ho alloccato il mio sistema. Ecco, proviamo ad avviarla con questo nuovo sistema. È ferma da 2 settimane, perciò vediamo. Accendo il quadro. Dove sono alla ricerca del segnale che posso utilizzare per rilevare i giri del motore. Qui ho smontato il carter dell'alternatore e vediamo qui sotto che c'è un sensore magnetico, questo qua, dove esce con questo cavo. L'ho intercettato e arriva fin qua su a questo connettore. A questo connettore gli ho messo uno sdoppiatore di quello rapido sul filo nero, perché il filo nero è quello del segnale. Quindi esco con questo rosso e mi vado a collegare a un morsetto del tester. Con l'altro morsetto invece vado a prendere il positivo della batteria. Così vediamo subito il segnale che ci dà questo sensore. Come riuscite a vedere, forse in questo caso, ecco qua, c'è esattamente una piastrina probabilmente magnetica che quando passa a ridosso di, vediamo se riesco a girarla, quando passa a ridosso di questo sensore rileva che questo volano ha fatto un giro. Quindi proviamo a vedere. Ecco, adesso l'ho portata in posizione qua e mi segna 12 volte, come torno indietro 3 volte, che sarà probabilmente un ritorno della centralina. 12. Allora ho fatto una stagnatura sul filo nero e rosso e li ho portati tramite un cavetto qui. Allora quello rosso è il positivo che mi servirà per alimentare Arduino, mentre il nero è il segnale. Il segnale l'ho connesso adesso a un LED e il LED va sul positivo perché il sensore conduce in negativo. Per cui adesso proviamo ad accendere il motore se abbiamo benzina. Anzi, vi faccio prima vedere che girando il motore, se ci riesco,
quadro il LED. Eccolo qua. Fa tac tac. Io faccio così. E quindi mi dà gli impulsi. Ecco, provvediamo a effettuare la modifica, quindi la cordina che arrivava qua, quella dell'aria che va nel carburatore, e per lo start del motore l'ho staccata e l'ho portata qua così. L'ho fatta entrare nel foro predisposto che c'è qua, la corda va su, arriva qua, fa questo cappio qua, torna indietro e qua verrà fissata il carburatore. Quindi ci arriva perfetta, diciamo. Ed ecco il congegno elettronico ultimato con Arduino Nano e il servomotore, quello di un aeromodello, qui dietro, che apre e chiude l'aria azionando appunto questo cavetto che va al carburatore. La basetta per reggere il tutto l'ho stampata con la stampante 3D, è fatta in ABS, quindi resiste a buone temperature. Prima dei 100-130 gradi non si deforma, perché chiaramente viene estrusa alla temperatura di 235 gradi. E poi ho installato anche un interruttore per attivare e disattivare la centralina nel caso avesse problemi, e qua un piccolo alimentatore da 12,5 volt. Un altro test, ho corretto un po' i tempi e aggiustato l'offset. Apriamo il monitor seriale. Facciamo un altro test dopo ulteriori modifiche. Accelerando muore, vediamo. Ok, deve essere che la sto tenendo accesa da ferma senza dar giri, quindi mi sa che c'è il carburatore sporco, gli olio e tutto il resto, per cui non riesce neanche più a mandarla su di giri. Però avete visto come lavora, quando l'ho spento lo mandavo con l'aria o la benzina chiusa, insomma la valvola chiusa, e il motore andava giù di giri, invece tenendolo acceso tornava su. Thank you.
posto, è riuscito a avviare la moto e la sta tenendo viva. Quindi è tutto a posto, proviamo.